Sesta giornata del campionato di prima categoria, girone C, sul riccio di Girifalco. Il Girifalco ha perso con il Caulonia 2-1, sì, con gol di Mazzone, Diane e Conidi. Siamo con Mister Squillace al termine della gara. Mister, una grande vittoria, 3 punti importanti in un campo difficile, anche se l'atteggiamento del Girifalco in qualche modo vi ha, come dire, avvantaggiato in questa impresa. Ma sono d'accordo con lei per la prima parte, perché sicuramente è un risultato di prestigio, un risultato che ci dà grande orgoglio e grande soddisfazione, perché sapevamo alla vigilia che è un campo molto difficile, una squadra che in casa fa benissimo e che fino a prova contraria ha dato anche continuità di risultati. Sono meno d'accordo sulla seconda parte, quando io non credo che sia stato il Girifalco ad aiutarci, credo che ci sia stato un Caulonia nel primo tempo assolutamente travolgente, perché potevamo anche chiudere la partita in più occasioni. Il Girifalco giustamente è stato sorpreso da un atteggiamento nostro molto, come dire, molto di pressione, l'aggressività esattamente, l'aggressività un po' li ha sorpresi e noi il primo tempo potevamo sicuramente andare in gol almeno in un paio di occasioni. È chiaro che poi nel secondo tempo, quando sei in vantaggio fuori casa, ti aspetti la reazione ovviamente della squadra di casa, e avevamo già ampiamente preventivato quel tipo di secondo tempo. Do merito al Girifalco di essersi assolutamente giocato la partita a viso aperto, ma do nostro merito ai miei ragazzi per come l'hanno affrontata con la testa nel campo e col cuore. Prospettive future? Prospettive future, ora pensiamo semplicemente al Chiaravalle, perché mi piace ragionare di domenica in domenica. Io prima di tutto predico umiltà ai miei ragazzi e penso soprattutto a guardarmi le spalle, che è la cosa principale, perché noi parliamo sempre di raggiungere il prima possibile i punti salvezza. Ci aspetta una settimana molto dura, tra l'altro, perché avendo un recupero da fare infrasettimanale col Monasterace, abbiamo nel giro di 6 giorni 3 partite, quindi sarà una settimana molto impegnativa. Con Mister Rondinelli invece andiamo a spiegare un attimino i motivi che hanno portato a questa sconfitta. Che devo dire, dopo 5 minuti prende un gol che l'hai visto come è successo, non gira per niente, non un po' di fortuna, perché quella la para e va sul palo e dopo finisce dentro. Io, insomma, ho visto già dall'inizio come andava, insomma, come si via la partita. Dopo, su un fallo laterale, palla inattiva, insomma, tu pigli un secondo gol, prendi un secondo gol, con l'attaccante libero 2 metri, non ci può fare. Dopo, vai in difficoltà, un po' di tensione, tante cose, non costruisci come devi costruire, insomma, è andato così. In effetti abbiamo visto una mancanza di reazione da parte del Girifalco dopo questi due episodi che sono stati un Sì, abbiamo tantino negativi, il rilancio di stranieri che è andato addosso al Diane, all'attaccante, che poi, posto ecco. ma Però abbiamo visto una mancanza di reazione, di anima da parte del No, di Girifalco. anima no, io non ti posso dire di anima, perché come l'impegno c'è stato a livello mentale, secondo me, non si è più tranquilli quando prendi 2 gol evitabilissimi, tu l'hai visto meglio di me dalla tribuna, dico, perché non si può prendere, ho detto, un gol su un fallo laterale, tutti piazzati, linea difensiva piazzata, e uno a 2 metri insomma, dalla porta, lasciato libero in quel modo, pure a livello, credo che i ragazzi, pure a livello psicologico, sono un po' calati. C'è stata una buona ripresa, insomma, nel secondo tempo, però sempre a livello confusionario, si giocava poco a pallone, con i lanci, dopo, insomma, non bisogna trovare scuse, quando si gioca bene perdi e basta. E adesso Adesso bisogna reagire. io ti dico, ti comunico perché vorrei, insomma, prima comunicarlo ai giocatori, perché non voglio continuare più, perché per motivi miei, insomma, non mi va di continuare. Ringrazio la società che mi ha dato l'opportunità di venire a allenare qua, dico, però sono condizioni che non mi va di proseguire.
Quindi lascia la direzione, la guida della squadra. Lo comunico perché io devo ringraziare principalmente tutti i giocatori che si sono sempre comportati con me in maniera corretta, però non, insomma, meglio lasciare per la squadra, per i tifosi, per la società. Capito?